Buondì, oggi mi trovo al Fuji a Montecchio Emilia per vedere quanto sushi riesco a mangiare, perché sono curioso. Sono in compagnia con l'Anna. Ragazzi, hanno fatto il privé, Anna. Sì, mi sta male dopo lo pizzo. Mamma mia, cioè io... Allora, io opterei, perché ho 30 nigiri al salmone. Alla fine niente, ho dovuto rompere il ghiaccio con 30 nigiri. Così, a freddo. Ma si dice nigiri. Adesso Anna, siccome è una puntata di cultura, daremo informazioni che nessuno sa sul sushi. Eccoli! Se ce la fai davvero, io dico che... Allora Anna, facciamo una scommessa. Ok, secondo te quanti ne posso mangiare? Questo te le mangi tranquillamente. 50. La Madonna. Se arrivi 55 offro io. Ok, va bene. Va bene. Va bene, dai, ok. 60. 60. Sì, ma non si fa con la mano sinistra. Hai ragione. Storia per Instagram e ricordate di seguirmi. Partita. Curiosità numero 1. I nigiri si mangiano con le mani. Ma anzi ci la so, se no non va giù. Il sushi non viene dal Giappone, come tutti pensano, bensì viene dalla Cina. No, non voglio. Cioè, però, non lo so. No, guarda che puoi morire tranquillamente, che se mi muovi ti amo. Però muori fuori da qua. Se muori qua ti ammazza. No, dai, non muoio. Non vomitare neanche. Perché? Perché dopo ti metto a pulire. No. Il sushi non significa pesce. Che cosa significa? È riferito al riso che viene trattato con aceto, zucchero e sale. L'aceto di riso conserva i cibi. Per imparare a cucinare il riso bene ci vogliono anni. Lo zenzero, spesso sottovalutato da tutti, a me fa schifo. È digestivo? No. Non purificante? No. Ci sciacqua la bocca? Pulisce la bocca dai sapori? Ebbene sì. L'utilizzo e lo spreco di salsa di soia in Giappone è visto malissimo. Quello che versi devi usare. Io riempio sempre la bacinella.
pezzi di sushi non vanno mai morsi a metà, vanno mangiati in un solo boccone. L'ho appena morso a metà. La vela. Vanno porciati dalla parte del salmone. Quanti ne facciamo? Quanti vuoi? 20 pezzi. 20. Altri 20 pezzi? Sì, ti do questa qua. Carina. Sulla giacca di Max More io ti... Pulisci? No, no, Davide. Ma tampone, non schiacciare. Tamponare è schiacciare. No, sì, mi sono sbagliata. Tampone, non sprecare. Davide! Yeah. 56. Voi vi chiederete quando il sushi è entrato in Occidente? Nel 1953. Tramite un principe Akimito che offrì del sushi agli ufficiali americani durante il ricevimento dell'ambasciata. L'altro giorno non riuscivo a dormire perché mi stavo chiudendo. Basta, le informazioni sul sushi sono finite anche perché, cioè, è riso e pesce. Neanche cotto, crudo. Faccio altri 20? Yeah. O chiederò dopo? Sì. Altri 20? Poco. Oh,
ne sono dovuto far parlare uno. Posso bere? Sì. Ma mi gonfio come un piccione, scoppio. Dove... No, a parte gli scherzi. Se ce ne fossero stati qualcuno in più, potevo puntare più in alto. Cioè, perché non sono così pieno? Cioè, da dire tipo, basta. No, non sto scherzando. Cioè, sto benissimo. Sono contento, Anna, grazie. Quindi lo offri tu. Siccome ha chiuso la cucina, probabilmente ne avrei potuto mangiare più. Quindi la prossima volta proviamo a mangiarne di più. Grazie mille! Ciao!